anzi la terra promessa di questo movimento era cambiare prospettiva, cambiare metodo, non più una classe dirigente rappresentativa, ma un metodo decisionale orizzontale, condiviso, la base che decide continuativamente e gli esponenti pro tempore dentro le istituzioni che eseguono. Questo, capito bene? Era così? Ecco, a che punto siamo con questa promessa? La ritenete concreta, operativa? Visto che ormai un po' di esperienza dentro al Parlamento ce l'avete, può funzionare nella continuità un criterio decisionale continuativo orizzontale, o deve avere dei limiti? E quali e come il movimento si sta dotando di questi strumenti? Perché qualche incidente c'è stato, quello più eclatante è stato il famoso emendamento sul reato di clandestinità. Nicola. Io penso che il movimento abbia effettivamente in questi giorni iniziato a superare questa criticità con le applicazioni che sono da tutti accessibili sul sito. Io dico che sì, in effetti noi ci siamo trovati schiacciati dalla cultura dell'emergenza a dover in fretta e furia prendere decisioni. E molto spesso il potere, avendo capito che ci metteva in difficoltà, ha cercato in questo modo di ulteriormente renderci difficile la vita. Un mese fa forse è morto Erich Priebke. Morto Priebke, bontà sua 100 anni, immediatamente si avverte l'urgenza di approvare un decreto legge sul negazionismo. In realtà in questo decreto legge, l'abbiamo avuto noi al Senato, si lavorava sull'inserimento di alcuni aspetti problematici della libertà d'opinione nel web e sul web. Addirittura secondo alcuni giuristi c'erano anche delle possibilità non tanto teoriche quanto concrete, reali, di poter penalmente perseguire chi si trovava sulla propria pagina, sulla propria bacheca, scritti alcuni commenti poco felici. E semplicemente perché c'era la possibilità da parte del potere di sputtanare il Movimento 5 Stelle nel caso il Movimento avesse votato no, perché altrimenti si faceva passare la vulgata: il Movimento è filo nazista perché non vuole far passare il decreto legge sul negazionismo, sul DDL, scusate, sul negazionismo. Questa difficoltà, che era stata precedentemente avvertita con l'emendamento Buccarella-Cioffi, quello relativo alla depenalizzazione e non, come ha titolato la Repubblica, abolizione del reato di immigrazione clandestina, questa difficoltà noi la stiamo superando, l'abbiamo superata con finalmente la possibilità di interagire con chi ci ha eletto in funzione di questa applicazione. Noi prima delegavamo e quelli sceglievano per noi. Non potendo intervenire sul processo decisionale, noi di fatto, noi italiani, ci interessavamo di politica una volta ogni 5 anni, quando non c'era la conclusione anticipata della legislatura, quando c'era la campagna elettorale. Adesso invece siamo perennemente in campagna elettorale, perché con questa possibilità io posso andare a chiedere a Nicola Morra di votare così come gli ho chiesto io di fare. Vedete, ascoltate, in questo modo si ribalta un altro concetto fondamentale della politica e si ritorna a fare buona politica, perché la politica torna ad essere al servizio del cittadino, e allora il cittadino dà l'indicazione, l'eletto non può con presunzione dire tu non capisci niente e faccio io, no, no, è finito, tu mi dici la tua, eventualmente tutti insieme, e questa è la grande potenzialità della rete, facciamo informazione, facciamo comunicazione, la condividiamo e poi tutti insieme scegliamo. Anche perché, per esperienza, se una scelta nasce da una condivisione, quindi sono tanti a prenderla, poi non sarà più possibile dire è mai stata colpa tua, perché la colpa, se ci sarà una colpa,
e di tanti, per non dire di tutti. E allora proprio questo meccanismo permetterà a tutti quanti noi di valutare in maniera approfondita, in maniera adeguata, tutti questi passaggi, e il movimento si sta proprio alla volta, se volete, dotando di tutti questi sistemi che allargano sempre più la democrazia e che la rendono effettivamente una democrazia a 360 gradi. Perché il PD? Perché il PDL? Perché Scelta Civica? Perché la Lega? Perché tutti gli altri non si adeguano? Perché su questo fronte noi abbiamo la possibilità di spaccare l'apparato. Questo gli fa paura, perché la politica, per come è stata fatta in Italia, è servita soltanto a mantenere in vita gli apparati, gli uomini di partito. Prima si citava Fessina o Fassina, ma come lui tutti gli altri, questi hanno alle spalle 20 anni, 10 anni, 30 anni di... Io invece alle spalle, come me tutti quanti loro, ho una vita di dalla vostra parte, perché io sono semplicemente un cittadino. Chi me lo doveva dire un anno fa di essere nel Senato della Repubblica? Vi posso garantire che quando sono entrato avevo, come tutti gli altri, timore riverenziale. Vi posso garantire che non vedo l'ora che, così come è capitato a me, che abbia tanti altri, perché è giusto che le istituzioni rappresentino in carne veramente il sentire dei cittadini, delle persone, e non le proprie eventi. E il movimento questo lo sta facendo.